Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Neoenteropharma. Ceva Salute Animale S.p.A. Ultimo aggiornamento. 20 marzo 2023. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Tempi di sospensione. A cosa serve? Neoenteropharma è un medicinale veterinario a base del principio attivo paromomicina più diidrostreptomicina più ftalilsulfatiazolo, appartenente alla categoria degli antidiarroici e nello specifico antibiotici. È commercializzato in Italia dall'azienda Ceva Salute Animale S.p.A. Neoenteropharma può essere prescritto con ricetta RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Ceva Salute Animale S.p.A. Concessionario. Ceva Salute Animale S.p.A. Ricetta. RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Principio attivo. Paromomicina più diidrostreptomicina più ftalilsulfatiazolo. Gruppo terapeutico. Antidiarroici. Forma farmaceutica. Granulato. Confezioni. Neoenteropharma OS 20 buste 15 g. Principio attivo. Ogni bustina contiene amminosidina sulfato pari a base 150 mg, diidrostreptomicina sulfato 375 mg, pari a base 300 mg, ftalilsulfatiazolo 900 mg. Indicazioni. Terapia della diarrea sostenuta da agenti patogeni sensibili all'associazione amminosidina sulfato, diidrostreptomicina sulfato e ftalilsulfatiazolo, vedi anche altre informazioni, quali Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Nocardia spp. Proteus spp. Salmonella spp. Shigella spp. Staphylococcus spp. Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. Posologia. Determinare accuratamente il peso degli animali, per evitare sottodosaggi. 7,5 g/25 kg PV il mattino e la sera per 5 giorni. Tempi di sospensione. Carne. 35 giorni. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.